Rapina all'ora di pranzo mentre cadeva una pioggia copiosa con assenza di circolazione di auto e persone sono le condizioni favorevoli su cui hanno fatto leva i rapinatori che ieri domenica intorno alle 14 con pistola in pugno sono entrati nel centro scommesse Eurobet di via Giovan Battista Amendola di Pastena. Sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare l'incasso, circa 5.000 euro in contanti e poi sono scappati via. Dalle prime informazioni pare che i malviventi che hanno agito ai danni del centro scommesse che si trova nel quartiere Pastena, poco distante da un altro centro scommesse e da una sala bingo, siano due. Pochi minuti per entrare, mettere a segno il colpo e guadagnarsi la fuga con il bottino. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della sezione volanti della Polizia di Stato. Scarsa la collaborazione delle persone che non si sarebbero accorte di niente. Nelle mani degli agenti della squadra mobile diretti dal vicequestore Gianni Di Palma, che ora seguono le indagini e anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La rapina di ieri segue i furti compiuti di notte ai danni di diversi commercianti della città di Salerno. Cittadini, commercianti e lavoratori sono preoccupati, soprattutto quelli di alcune categorie commerciali, supermercati e farmacie, benzinai, luoghi dove si ha maggiore afflusso di contanti. Si teme che questi malviventi possano essere senza scrupoli e allo stesso tempo mostrano sfiducia rispetto ai controlli. Non è la prima volta, però questa era una zona tranquilla, prima che arrivava il bingo, tutte queste aperture di Eurobet, eccetera, eccetera. Questo è il problema, cioè, è la gente che gira, è normale che ci sia, che succede questo. In questo momento la città non è sicura, ci vogliono più, secondo me, più poliziotti, più uffici urbani che vengono a guardare nei quartieri, perché la zona orientale secondo me è abbandonata. Sarebbe il caso che ci fossero più controlli, semplicemente solo questo, perché comunque non vediamo granché, tutto sommato penso che se ci fosse solo qualche pattuglia in più per strada si potrebbe risolvere il problema. Stiamo andando verso il Bangladesh. Quindi non vedo nessun miglioramento, mancano le forze dell'ordine, ci manca un controllo proprio a tappeto che non c'è. Lei ha paura in genere di sera quando passeggia da queste parti? Non metto paura di nessuno perché non tengo niente, quindi tengo proprio paura. Però purtroppo questi signori che stanno in piazza, è una cosa un po' preoccupante, che alle 8 di sera devono chiudere i negozi e poi parlare della città turistica, no?